applauso a tutti, soprattutto a me che non so fare a giocare a questo gioco e mi tocca fare le presentazioni dei personaggi. Samuro, signori, bello, forte. Il Dappino oggi ci fa Samuro. Il nostro Samuro. Samuro è questo orchetto qua, vedi, guarda come gira. Samuro era bello. Allora, era tipo uno dei pochi eroi che giocava a Warcraft 3. Attenta, Rivartas! Ti sconfiggerà! Benissimo. Vai, quindi, esplicaci. Allora, Samuro è come sempre, come tutti i nuovi personaggi di ogni MOBA, sbilanciato a bestia. No. È vero, è un assassin. È molto ganzo perché utilizza PAC! Le shadows, le sue ombre. Come l'ultimo di Dicen, ma ce l'ha come skill. Ce l'ha come skin. Stupido. E ha un attacco critico con la W, quindi probabilmente c'è anche il reset dell'auto-attack, che lo proveremo su questo esattamente, quindi ancora più stupido. E poi, è un assassin, quindi come buonissima skill, perché non gli ci metti l'invisibilità istantanea per 8 secondi in maniera tale che arrivi qui e gli fai Arthas tu ma vedi come sta bene tu ma vedi, e poi dopo Arthas sta male e poi dopo te ne vai e succede tutte le cose belle. Quindi cosa bisogna dire? La passiva leggiamola perché non so. Gli attacchi base contro gli eroi nemici aumentano la velocità di movimento di Samuro del 25% per 2 secondi, no? Che fai? Non ci sarà un talento che le stacca insieme, no? Lo vedremo vivendo. La domanda, che è quel simbolo sopra la barra della vita? Questo qui è ogni attacco critico infligge danni aggiuntivi. Quindi praticamente cosa c'è? Una passiva nella W, ovviamente, come puoi ben vedere, che ogni quarto attacco base di Samuro, le immagini speculari, è un attacco critico. Quelli ti conta ogni quanto. Quindi te ogni quattro attacchi fai un critico, con la W fai un critico. Ovviamente i talenti che fai? Non c'è un iometrico critico. E quindi lo facciamo. Cosa c'è? Vediamo. Le missioni, attacco critico in immagini speculari. No, la prima missione, vai. Cosa? Leggimi la prima missione. La prima missione, c'è scritto qui. Ogni volta che un'immagine speculare porta a segno attacco critico, un eroe ottiene un bonus di 0,5 danni fino a un massimo di 20, che è tantissimo. No, non ce la vede. Però non è male. Dopo aver colpito 40 eroi, che poi 40 eroi con tutte le cose, quindi è praticamente 10 gank neanche. Ottieni un bonus di 20, quindi 40 totale, che non è poco. Se no c'hai ogni terzo attacco, quindi aumenti la frequenza di attacco critico invece che ogni 4 attacchi il nostro passiva fa prima, oppure gli attacchi d'occultamento potenziano il passo del vento, che vuol dire la velocità massima, che era quella che si diceva del movimento, che quindi attacchi e scappi fino a tanto 2,5 mi fa male. Dura 2 secondi e mezzo. Tantissimo. E fino a un 25%. Che ulti ha? Che non è male. Allora, le ulti. Allora, intanto mettiamo le casuali. Queste immagini speculari, se mi pare mai fa cacare. Mi garba questo. No, hai letto l'ultima. Era bellissima. Sì. Beh, non la mettiamo, non ce ne frega, perché tanto siamo in prova. Attacco qui due cariche. Immagini speculari aumentano. Perché ascolta, se ve le volete leggere, andate a leggere. Oh, sì, ecco. Cioè, tanto è gratis, non dovete neanche pagare. Barboni. Cosa? Allora, il gioco è gratis. Ah, il non è il personaggio, però. Vabbè, entri dentro e puoi fare prova da barbone e te lo puoi come giocare. Sta facendo lui. Come stiamo facendo noi, perché siamo ricchi. Le due ultime stupidissime, abbiamo Tempesta di Lame, che fa, per chi è nel giro di LOL, comincia a girare così, come il trottolone di Garen, e poi vola via. No, Trindamere e Garen. Che volano tutti, anche Samuro volano tutti, chi se ne frega. Oppure, molto più difficile da utilizzare, ma veramente bella, è Maestro dell'Illusione. Questo cosa ti dà? Ti dà la possibilità intanto di poter muovere a comando le shadows. Okay, bellissimo. Quindi è un po' come giocare nuovamente i vichinghi. Quindi hai tre personaggi, li puoi muovere a piacimento. E cosa ancora più figa, riutilizzando l'ultima, ti scambi di posizione con la shadows che hai selezionato. Quindi fai delle cose, entri nei buscetti, scompari, riparti in un'altra parte. La gente ci diventa scema, come quando arrivi, come quando esci praticamente dalla festa della birra. Non capisci più nulla, tutti briai, un sacco di danni. Com'è bello!
parte la stanza, come gira? Gli schiaffi. È bello, è bello, è bello. Allora, diciamo, la prima è quella. La prima è questa qui che abbiamo visto. Che minchiate, vabbè, è facile per i bibi minchia. E come si fa a tornare indietro? Vi ritornare un posto a livello. Ripristina talenti. Quello lì. E questo, questo, questo. E questo. Vai, e quindi è facile da usare, siccome, siccome io lo uso. Allora, questo qui è il mio personaggio. Uso il 2 lo muovo, il 3 lo muovo, 1 lo muovo, il 2 lo muovo, il 3 lo muovo, l'1 lo muovo. Muovo il 3. Comunque si muovo il 3, vado qui e poi dopo pigio R. Teoricamente no. R, perché non me lo. 3. R e me lo scambia e sono lì e lascio perché stavi selezionando sempre prima. Non lo so, è perché, perché è facile da usare. 1, 2, 3, 4 che sono? 1, 2, 3, 4 quando te fai le shadows muovi di base il tuo personaggio, il 2 muovi la seconda shadows, il 3 muovi la terza, il 4 muovi tutte insieme come Chen, il vecchio Chen. Bellissimo. E poi col fatto che comunque quando non usi i personaggi comunque vanno in idle, nel senso che non, è, cioè non rimangono fermi ma continuano a essere guidati dalle IA. E vale anche per l'eroe, cioè se te usi una un'ombra, l'eroe si muove da solo o no? No, si blocca. Te, per esempio, metto uno, lo muovo e le altre stanno ferme a meno che non abbiano qualcosa di vicino. Ok. Però seleziono 3, faccio R, vado qui e poi dopo rimuovo 3, lo rimuovo qui. Facile. Ma puoi continuare a fare. Puoi farlo considerando che ha tipo dei cooldown relativamente bassi. Sì, vedi, sto muovendo lui. Seleziono 2, passo e vado qui e lo muovo. Riseleziono 3, pigio R. Ora scappo, pigio 2R e sono sparito là. Aspetta, facile da usare. Io pensavo tipo swappi, fine, la R la devi ricaricare. No, no, è fine. Sì, ha un, ha un cooldown di 6 secondi. Però io, allora però in questi 5 secondi che fai? Scompari e te ne vai. mi guardi il talento di questa skill. Metti al 20. Di questo skill al 20 facciamo Kawarami, colpi segreti. Allora, aumenta la sudata e la durata delle immagini speculari. La sudata, sì, perché quando arrivi lì che 36 secondi la vita del 50%. E durano fino a 36 secondi. Ma stiamo scherzando. Ma che vuol dire? Cioè te praticamente rifai cosa? Quanto è full load? Faccio così. No, no, non hai messo il talento. Faccio così. Allora c'ho da rifarlo. Vabbè, non cambia nulla. Però andare lì. Poi dopo muovo 3, lo faccio picchiare. Rimuovo. Vai il 3, scappa. Attacca 3. Muoviti 2. Presto 2. 1, scappa 2. Che scappa. E poi dopo. Poi dopo pigio 3. E poi dopo faccio R. È facile, facile. Pigio R. Ah, c'ha un minimo di channeling comunque. Visto? Un minimo. Sì, vabbè. Meno male. Grazie. Dio bene. Facile da usare. Porca. Ma poi scegli diciamo quale 1 o 2? Come scegli quale dei due ti porti? Quando lo selezioni, vedi, ora sto muovendo il 2. Vedi, io vado laggiù con il 2. Pigio R mi parte sul 2. Altrimenti sul 2 dopo gli dico di attaccare lì. Ma non lo faceva perché non ha mai selezionato nessuno. Ah. No, l'avevo selezionato, ma sbagliavo a pigiare R perché tipo devo pigiare troppe cose, non ce la faccio. Va bene, adesso è facile da usare. Vediamo il gameplay. Vero. Eccolo qui, vero, il Dalpo che gioca con Samuro, Checco che gioca con Dalpolo. Non si sa perché. va bene così. Un casino. Va bene, allora noi andremo top. Io probabilmente romperò perché questa, ma diciamo, un po' la missione del coso. Sono il solito rom. Prendi un po' di cose. Un saluto a tutti i rom che ci stanno guardando. Ciao. Un saluto a tutti i rom. Non è che stanno rubando. Nascondi il rom. Dammelo che mi nascondo in bocca. Presto, siamo partiti! Io non sento una sega perché non c'ho le cuffie, va bene. Vedi, guarda come. Ma prendi il primo talento, per favore. No, perché devo capire bene com'è la situazione. Ovviamente questo, perché è stupido. Sai chi è viva, Cromi? Cromi di là è viva. Sai che bello vivere. Allora, vediamo qui come la faccenda. Guarda, intanto proviamo a fare subito un ganchino qua. Vero, il mondo si stanno di lì. Canto.
Oh, d'alpino è tanto. Eccolo, vai, 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 vai. Pesci, pesci. Vedi, 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 perché poi la gente non capisce cosa sta succedendo. Stai prendendo i grossi cazzi della torretta, ci vai via. Che me ne frega. Il casa ti aspetta. Che me ne frega, va bene così. Hai ragione, allora vi spiego. L'alpino ha dato un'ottima teoria sul nuovo meta. È quello di fargli usare una squadra con tutti i personaggi che si sdoppiano. Così l'avversario non capisce una sega, fine. Ah, vattene. Abbine paura, presto. C'è lo smarca su sto tipo. Tanto di smarca non è niente, non hai. Magari. Curami, curami. Ma vivo. No. Viva, viva, sì, vivissima. Dammi una mano. Di smart, sì, di piccolo. Nel frattempo Arrigo muore da solo. Si suicidia. Vedi, vedi com'è contento che si calda. Come si dice? Ma vivo. Anche stunnato. Un sacco di letame, non è che ti stona l'oltranza e non ci esce. E io scappo. Io è una trappola! E poi dopo riscappo un'altra volta. Azzurra. Io per ora me ne vado perché non voglio. Via. E poi dopo vado qui. Vedi, vedi, vedi. Metti lo smartcast, che colo. Che poi non usa mana. Cioè, perché? Dovrebbe fargli usare il mana. Ma perché vaffanculo? Ecco perché. Dai, che è arrivato l'immortallo. Aspetta, che c'ho da andare a fare. Gomorra questa. C'è l'immortale. Dai, zitto, che uscio cazzo. Arrivo al solito, che è una cosa incredibile. Arrivo. Ormai non mi sorprendo più di niente. No! Che devo stare attento per te, sta attento. Sì, ci sta attento, uccido. No! Sta attento. Sta attento, non mi ascolti. Allora fa quanto pare. Allora ho Aram. Vai. Aram. GTA. GTA. Guarda, guarda, GTA. Guardala, ma guardalo! Sì, andiamo, tutti guarda GTA. Ma visto che danni sto mica fatto? Ora ci ritorno io da quel coglionazzo lì. Onai. Divento invisibile. Velocissimo. Per 8 secondi. C'è ancora. Vedi? Invece lì, guardalo, 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 guardalo. Beh, guardalo, guardalo, visto com'è contesto. Visto com'è contesto. Bello. Ma anche le ombre fanno un sacco di danni. Che sta succedendo? Aia, male. Uiuiuiui. No, nulla, 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 aia. Nulla, Che sta facendo? Le ombre ha lanciato. Ha fatto bene. Ma che sta succedendo? È stupido perché c'ha troppo. Difendiamoli te, ci pensa Zagabria a fare danno. Vieni, vero. Zagabria, vai. Cromiti, quel fa schifo, guarda che nana di merda. Che c'ha capelli verdi? Donna da. No, donna nana tutta tana, donna vulva. No. Dio. Non è meglio. Ma perché te lo dice? Zaria. Ma perché? No, non Zaria, scusami. Ma io picchio lui. Barbara. Dovevi piccare lui. Papara 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 cala la cala il cartello. Vedi? Vedi com'è contento. Vai, vai tab! Non tabbaggi. Ma super handicap, vai. Ci la fai? Ah! No, dai. Ma è perché te, perché ti rimane fermo? A me invece quando lo piggio poi dopo va via. Ma sì, te ti fai delle domande. Ma sul computer di che? Lo so, ma io sono abituato alle mie. Non è anche preso il miracolo. Allora, intanto vediamo. Che attivare magia fornisci Samuro altre due immagini per curare cariche portata magica riducono 50. No, non mi garba. È vero. Attacchi progressivi riduce danni subiti, non mi garba, riduce danni subiti, no, è tutto. Che vuol dire questo qui? Speculari due cariche di, di parata. Ah, parata magica, sì, perché c'hanno un sacco di roba che fa danni magici. Bravo. E io vado su. E vado giù. Io vado giù, vedi, vado giù. Vado giù da su. Su. Vedi? Zul è contento perché è sempre qui. La metafora, la metafora della vita. Quella nuova di merda. Boh, contento lui. Vedi? 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 Vedi com'è contento? Vedi? Vedi? Invisibility. E prendilo da dietro, come disse Cicciolina. Va bene. Curiti. No, mai. Mi curo, guardo dov'è Zul, che sicuramente è andato a casa. No, perché sì, era come c'è anche lui. Chiamo tutto. Tutto. Quanto danno fanno le ombre? Ma è 34 e poi dopo crittano, però li puoi. Che succede? Che succede? Perché te non sei col dalpo? Però non vorrei. Aspetta, qua, provata l'ombra quanto dura ancora? C'è il simbolino sopra, vedi? Ok. Poi dopo vado per qualche cazzo suoi. Come fa un gunport? Arrivo. Non vorrei che il danno fosse splittato tra te le ombre. Se no fai il triplo del danno. Siccome prima faceva 34 e dopo quando era no, faresti come. No, te fai il tuo danno e poi le ombre ne fanno meno. Okay, c'è scritto quanto ne fanno. Oddio, povero Monaco. Quindi lui da uno a vivo. Uno a vivo, vivo. Invece è vivissimo. Anzi, stiamo peggio noi che lui. Handicappati? Sì, comunque non avete un. Cosa sta facendo Zagara? Non avete crowd control, porca puttana. Cioè, non riesce a prendere un campo di merce. Cazzo, ci riusciamo.
Ecco, questo personaggio deve essere associato a qualcuno con dei buoni cicci, perché altrimenti non fa una sega. Sì, sì, oppure tipo anche con... se riuscissimo a muoverci insieme a... Sì, auguri. Cioè, ah, Nova. Quando vedi Nova sul tappeto volante a forma di carta di Hearthstone, cioè, diciamo, beh, io sono sul cavallo. Ho capito, sei un samurai corco, va bene. Vabbè, ci sta. Nova e guarda, guido il cavallo senza le briglie, eh. È imbronciato così, è imbronciato, perché li sta piantando i garetti nei coglioni, e a seconda di quale palla strizza, gira. Eccolo. Sì. Vediamo qui, gli attacchi critici danneggiano i nemici vicini. Tipo, se stacca sulle ombre è disumano. Le immagini speculari aumentano i danni di attacco critico. O attacco critico disponibile cariche. No, questo, proviamo questo. Che è sbagliatissimo, perché non è sbagliatissimo, ma insomma. Sei bravo. Oh, c'è da andare su a picchiare, Checco. Però chiamamelo che devo venire su a picchiare. Parliamo di solitario, Checco. Non che gioca da solo, proprio sta giocando a solitario, un'altra cosa. Viva la tigre! Intanto che come sono pratino adesso. Pratino, ma che quelle mucche lì al passo. C'è da andare a picchiare, Ti rompo una fontana! Ti piscia letteralmente. Viva Nova. Nova, Dio Cristo, perché ti esiste ancora Dude. Nova? Ma quanta vita c'hanno quegli affari lì? Entra! Vedi? Vedi che danno che fa? Vedi che danno che fa, porca puttana? Sì, però poi non ne fa non tanto. Conclude, è quello. Non ho concluso perché loro erano tipo 1000 e mi hanno fatto 2000 danni in più. E anche 3. Sono 3. E hanno l'ultimo. Bello che ha fatto lì a picchiare. Oddio. Vabbè, cioè l'unica che ha fatto più danno qui. Aspetta, perché... dopo l'oro. Andiamoli, scusa. Guarda, sì. Gaggi. Che ingaggi, se è morto l'immortale, che immortale di merda è se muore? Proprio via, fine. Ti rallenti. Gnegne. Che fa l'immortale nemico? Ti sfonda le torri? Sì, sono andato. Ti sfonda le palle? Fa male. Visto Dalpo! Che brutto, no. Fatta vedermi. L'ho visto io. Grazie al cazzo te lo pe. Guarda come scappo. Guarda come sono vivo. Distralis Wild, non è che il Distralis Wild, è che te sei Liming e non hai fatto danno, che è diverso. Vabbè, ma insomma è lo stesso. Ma cagare! Però va fa schifo. È brava solo a cacare il cazzo. Ma poi Nova in questa situazione ha un solo compito. Stare dietro a Cromi e aprirgli il culo insieme a me. Te l'hai mai vista accanto a Cromi? Devi finalizzare le kill lei. Deve darmi una mano a bastarla in maniera tale che c'hanno, Dio Cristo, due personaggi che devono morire subito. Dai, è ferma già. Uno è questo. Picchialo. Niente. Brava. Ma non ce l'ha. E che cazzo è cammina quella puttana? No! Ma invece di camminare, Dio mio. Handicappata! Sta lì, cammina! Col fucile! Curva, è un mio compatriota! Ma non è colpa mia se fa schifo lei! Perché mi curva! Scrivi Anschluss, per favore! Curva Mac! Gioca con il Mac, allora. Sì, sta parlando della famosa bombatura del Mac con le sue forme sinuose. Compratevi un Mac. Non si arriva neanche a pigliarlo il 10 V per far vedere l'ultima, Checco. Lo che 10 che piglia è quello che hanno loro quando hanno vinto. Io avevo mai partito un sale in chat. Beh, l'hai triggerato Polacchio e l'hai finito. Sì, che tal signorita? Non è stato buttato fuori Zagara perché siamo in 4. No, perché? Te la pinghi che almeno si va in giro con... Oh, no, Dappo, perché stop! Abbiamo fatto recitare Zagara! Sei sentita presa in causa? Dappo, ci sei? Io ci sarei anche, ma... Io vado! Spari, Niu! Ma preso, via! Picchiale! Via! Ma chi è che mi fa body block? È Zagara! È Zagara che mi fa body block! Chi è quelli lì? I quattro Peter? Ma mi prende questo? Poi ci ritorno? No! Dai! Super rabbietta, Cioè facciamo fa 10. No, mai. Vero. Dai, impedisci di fare il coso. Impedisci di essere belli. Vero. Impedito. Che gli impedisci allora? 10, va comunque. Sì. Vedi, ecco. Prendo la cura, Io prendo le tempeste di lame perché col tempesta cazzo che so fa giù altro. Tempesta di Pippo. Poi lui. Tempesta di Pippo, falla. No. Questo. Vivissimi.
Tempesta di lame la faccio solo io, vero? Non la fanno le, se facessero anche le cose. Io, certo. No, stupido di Cristo. Sì, io c'è forse no, l'ultimo, 40, forse il 20 forse che mi dà. E non abbiamo meno intelletto. Ma è stupida. Fettini di sottili. Arrivo. Vai, un altro. In stato di espulso per inattività. Era uno dei nostri? Sì. Ci sei? Sì, ci sono. Vado. Vado. Bello vivere! Sta andando. Vai ulti! E qui si affetta tutti! È uguale, si affetta tutti, divento invisibile. Divento invisibile. E poi dopo. E perché non sono più invisibile? Vai un attimo a vedere i talenti dei 20. Samuro si occulta per un massimo tempo fino a un'abilità o subisce danni, occultamento lo subisce. Boh. Vai a vedere il talento del 20. Le immagini speculari usano tempesta. Strano, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. No, è proprio leggermente. Forte il dalpo, però sono primo in danni. Però immagini se la ultimate fosse stata tipo le due ombre speculari diventano alberi e non rimangono così per tutta la sua partita. Fino. Sarebbe bellissimo. Che se poi gli alberi lo metti, la gente si pianta lì, non si muove più. No, 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 ci puoi clippare tranquillamente tra il mezzo, sono soltanto estetici. Dobbiamo difendere. Però non puoi usare le ombre. Vero. No, no, già ci sento nuove ombre. Ma cosa li vai a fare? Lentamente chiudi le lane. No, però ci puoi passare attraverso lo stesso. No, l'eroi non i... L'eroi. Sono tanto Dalpo, tra Dalpo, canchiamo botte. Sto arrivando, ecco, sto arrivando. Dalpo, tiraci le botte. Dalpo, le botte. Ecco le botte. C'è già una... Sta senza pensieri. Picchiala. Vivo. Quante che hai fatto presto? Tipo niente? Bravo, era una mira lì. Ma perché sei andato a cercare lei che Dio Cristo moriva? Per perché tanto con dei capati così non mette, non per forza non c'è uno esiste. Porca puttana, ci scappi, malfreno di merda. Vivo. Vai, ulti! No, non c'hai. Vai, trasportati sull'altra ombra, vero, vivo. Quale? Che stai facendo? No, ma perché? Vabbè, oh, tanto nel senso li faccio. Beh, un diversivo. Vedi, sono un diversivo. Sono un diversivo. Sono un diversivo. Aia. Oh, Dio, vero. Living the dream proprio, eh? Ci ho provato. Che devi fare? C'è Karazim One Punch Man lui. Sai che è vivo? Non ho detto immortale. Così, eh? Ma subire danni entro un secondo l'attivazione non interrompe il passo del vento. Allora perché tipo che m'ero appena... Perché ti fa 9. Perché l'avete... Ah, no, forse perché ha usato il canino e mi ha stunnato e allora dopo mi hanno rivisto. Belli, non è che avete caffè. No. No, si è vinto. Vedi, si è quasi vinto. Noi siamo dall'altra parte, eh. È quasi vinta, disse nessuno in particolare. Vai, vai a attaccare il nucleo, ci sei vicino. Presto. Vedi? Ottimo lavoro. Mamma mia, alto male. Vai, di Lezza Capria. Ah, comunque come, cioè, nel senso è forte come personaggio. Il problema è che, vabbè, è la prima volta che lo gioco. Con Polacchi Loki. Polacchi Loki. Eccolo. Arrivolo. Pelucchi e pallini. Perché loro il nucleo è invulnerabile? Chissà perché. Non abbiamo rotto niente. Non è vero. C'hanno avete rotto le palle, avete rotto. Quindi conta quelle. Che provi a fare? Bravo! Beh, è bello però, dai, ho usato l'ulti. Passo del vento crea un'immagine speculare. Gli attacchi riducono il tempo di recupero. Entra lì! Bello però cose del vento. Entri. Passo del vento teletrasporta Samuro, che questa è una cosa bella. Ce l'ha fatta. Bello, non credo io. Vedi, tac, e mi teletrasporto. Però, buono, vedi, buono. Vedi. E io devo pulire qui. E fai cazzotti. Devo pulire qui, ma perché si sta picchiando Cromi quando giù ci stanno aprendo? Bot, tipo... guardate bot. Infatti, ho detto ora. Andiamo bot, vai. C'è Dappo. Sono accanto a te, che entro nell'hard. I pesci! Non gliene frega un cazzo, non gliene frega un cazzo, perché eravamo 3 contro 2, perché Nova sta qui. Nova è arrivata. Quindi era utile lei. No, Liminga più che altro. Non ha fatto un cazzo, sta muore. Liminga avvisa che questa zona è pericolosa. Anche sua madre è pericolosa. Ma perché non fa danni sta Nova? Perché è Nova, Dio Cristo. Che talenti ha preso? Aspetta, che non riesco. Poi c'è Nova. L'ho bloccato. Non è successo nulla. Missione segreta. Ma che. Boh. Che ulti ha preso? A parte che non uso Nova, però. Sì, so che è bello di vedere. Pare siamo 3 livelli sotto, ma insomma. Abbiamo recuperato da 4. Davvero? Sennò siamo forti.
non è che Zagara continua a crashargli di vista. Non che Zagara fa schifo al cazzo. No, Zagara invece a regola l'hanno riworkata veramente tanto. Andiamo, fatti parlare del giocatore. Andiamo, andiamo, andiamo a picchiare duro. Tamburo. Let's go picchiare duro. Dritti, eh? Per dritti. Cosa può andare storto? All in. Come al presto, più sparpagliati. Presto, presto, presto. Non ingaggiate tutti insieme. Presto, sono in due. Devo uscire uno contro due a questo punto. Ho visto. Lui sì, che sicuramente lo scapperà. No, no. No. È morto. È giù, c'è sempre delle possibilità. Di se ne sono fatto male. Ti giri l'altra. Mi giro una sega perché mi schiamantino. No. Dove sei, che colino? Giù, giù. La challenge del giorno è capire se sono bravo. Non ti leggo, non ti mostro lo spoiler. Io non voglio vedere lo spoiler. Non so, c'è l'intera settima stagione di Game of Thrones. Già spoilerata perché qualcuno ha leakato il plot, la plot di me. Sono contenti all'HBO. Mi interessa. Non è che no. Vogliono tutti lo stesso. Infatti, però non fare schifo. Guarda, la leggo, cioè, un cazzo, la leggo in diretta. Guardalo, no! Guardalo come ce l'ha. Ma guarda come ce l'ha con me. Guardalo come ce l'ha con me. Guardalo. No, dai, guardalo. Sono di me. Guardalo. Mamma mia. Guarda come sto male. E poi dopo incomincia e tutto così. Oh, finalmente. Ma non ho capito perché ce l'aveva così tanto con me. Che ho fatto schifo tutta la partita. Fanno male. No, perché ci sono le questa qui che fa veramente male. Crit, ancora crit. È bellina l'animazione della spagnola. No, è bellino. No, ma è bellino come personaggio, anche fatto benino, nel senso, non è che attacchi presi schifo, meno velocità d'attacco. Gli attacchi durante partita infliggono danni aggiuntivi, bersagli era questo. Più. Picchiate tutto, picchiate. Piccolo. Vero che ce la facciamo? Muore prima l'immortale o il vostro? Believe! Appena c'è. Dio! Questa è una bellissima partita con Samuro! Ah, i primi due episodi sono una rottura di coglioni, dai. Ma poi sono già riusciti. Oh, sono sparito! Bravo! Sono sparito! Ci sono più! Meno male! Allora, comunque ho scoperto una cosa, cioè GGVP Retards, a parte lui che è forte con l'Iming, pigiando la Q, sparendo, togli per esempio il blocco counteri l'ultima di Nova, dovresti counterare il grebbino di... Ma cosa l'Iming? Danni d'assedio. Quindi dovrebbe essere ganzo, nel senso, se lo giocate piano piano, lo imparate e avete anche personaggi e persone con cervello, che come dice di pigiare qua, forse è un personaggio bello da giocare, bello. Decisamente squilibrato. Ebbene, grazie per averci seguito, grazie per aver visto questo pattume enorme. Bello! Guarda come gira!